Di fatto tutti recuperati, anche Asensio e Drudi, oltre ai vari Balzano, Bocchetti e Bellanova. Ai margini soltanto Scognamiglio, che sconterà la seconda delle tre giornate di squalifica dopo i fatti di Reggio Emilia. Primo allenamento per l'attaccante danese Jens Odgaard, ex Lugano in prestito dal Sassuolo. Sugli ultimi innesti, così Roberto Breda. Sicuramente hanno delle ottime qualità, si sono presentati bene, tutti e due, anche se poi Odgaard è arrivato solo ieri, però già da stamattina si è visto che ha tanta voglia di far bene. Portano qualità, portano anche struttura, perché sono due bei corazzieri anche. E insomma, bene, sono contento di chi è arrivato. Sorensen è un difensore che può giocare sia a 4 che a 3 a destra, e là eravamo un pochino sì, carenti. L'attaccante, il ragazzo davanti, c'ha belle caratteristiche, insomma, è una punta vera. Volevo solo chiederle se aveva provato anche a difesa a 4, magari con Balzano, se giocherà lui terzino più bloccato. Io le faccio subito una domanda, proprio vado dritto al cuore del problema. Abbiamo provato anche a difesa a 4. Credo che da qui in avanti, con l'arrivo di Mancini, con tante situazioni che sono andate a ricomporre il gruppo, il fatto di avere due alternative diventa, secondo me, importante, perché sia che sia dall'inizio, sia che sia gara in corso, insomma, credo che sia importante avere più frecce al proprio arco. Ecco, ma all'inizio, domani o a gara in corso? Beh, ci vediamo. Sarà invece probabilmente ancora difesa 3. Debutta Sorensen nel trio completato da Bocchetti e Jaroszynski. Bellanova in vantaggio su Balzano e Nzita sulle fasce, ma Sciangelo non è al top della condizione. A centrocampo Memushai, Valdifiori e uno tra Maestro e Macin. Davanti Galano, alle spalle di Setter. Breda è il grande ex, capitano della Salernitana dei Trionfi, con Rossi in panchina. Due promozioni, in B nel 94, in A nel 98. Poi allenatore nel 2010-2011. Impresa promozione in B sfiorata di un niente nella duplice finale col Verona. Poi anche da esterno assessore allo sport con l'allora sindaco di Salerno De Luca. Insomma, ricordi e tante emozioni. Per me è stata sicuramente la parte più importante della mia carriera da giocatore, perché al di là dei risultati, il fatto di essere capitano, il fatto di fare tanti anni, di essere stato per un periodo anche il giocatore con più presenze della storia, la Salernitana, logico che non è una piazza come tutte le altre, ci mancherebbe. Però poi dopo c'è la partita, e nella partita ci aspetta una squadra molto arrabbiata e cattiva, perché vengono da tre risultati sicuramente non positivi. E quindi dobbiamo fare una grande prova, soprattutto di temperamento, e poi dopo anche in ogni caso di qualità e di gioco, perché nel temperamento, per le ultime partite, hanno detto anche che hanno dei problemi in fase difensiva, e quindi è logico che dobbiamo cercare di sfruttarli al massimo. Ho visto la partita con l'Empoli, Salernitana-Empoli, o meglio Empoli-Salernitana, Salernitana in grave difficoltà, come diceva poc'anzi, in fase di non possesso, ha sofferto tantissimo, a parte sulle fasce, insomma, vabbè, diciamo che è stata una partita in cui l'Empoli ha dominato il lungo e il largo, però ha sofferto tantissimo, mi è sembrato, la Salernitana, la posizione di Bairami tra le linee, potrebbe essere un motivo tattico della partita di domani? Nei punti deboli che hanno, in base al modo che hanno, hanno anche quella zona là, però insomma noi dobbiamo aspettarci una partita diversa da quella che hanno fatto con l'Empoli, perché intanto perché giocano in casa e perché credo che siano particolarmente arrabbiati. A proposito, lei tra l'altro, se dovesse giocare Gondo, l'ho allenato a Terni, no? Con Gondo in campo, se non vado errato, vinse a Pescara 2-1, o mi sbaglio? Sì, sì. È un ragazzo che con me fece bene, non fece tanti gol, però era veramente giovane e prima di Salerno forse è stata l'unica esperienza che ha fatto anche in Serie B in Italia, però è un ragazzo a modo, è un buon giocatore e anche in quella partita mi ricordo fece bene, perché sì, è vero, sull'esterno ha dato un buon filo da torcere ai difensori del Pescara. È un buon giocatore, anche nel finale di stagione l'anno scorso gli ha dato una grande mano.